Scegli l'indirizzo audiovisivo, scegli una scuola moderna ed al passo con i tempi. È un'offerta formativa variegata che ha come obiettivo principale quello che ci chiede la Costituzione, quello che ci chiede il regolamento sull'autonomia, cioè il successo formativo di ogni alunno. Successo formativo che si declina in termini di valorizzazione della persona, ma soprattutto attenzione alle potenzialità di ciascuno, perché queste potenzialità diventino effettive, esecutive. In che senso? Evoco quello che è il principio un po' delle scuole nordiche: ogni alunno è un tesoro, e a partire da questo principio, che si lega a mio avviso e può essere posto in connubio con il principio che ha rappresentato il pilastro un po' della scuola pedagogica e psicologica, del fatto che nessuno deve essere escluso, può rappresentare i leitmotiv dell'intera offerta formativa. Lei ha specificato educazione alla legalità, affettività e in principale il problem solving. Sono aspetti che oggi afferiscono a quelle che vengono definite competenze trasversali, soprattutto il problem solving, perché esso si lega anche al concetto di creatività. Che cos'è la creatività? Nella tradizione era considerato quasi come aspetto negativo, pensiero divergente veniva definito, un pensiero divergente che apparteneva in un certo senso all'alunno considerato diverso, all'alunno che in un certo senso poneva delle soluzioni alternative rispetto ad altri e che sovente veniva escluso. Quel pensiero divergente invece oggi è fonte proprio di arricchimento, di innovazione e di creatività. Certo, competenze che oggi non devono appartenere soltanto ad una dimensione intellettiva. Oggi si parla di una società quasi ipercognitivista. Il concetto di dimensione ipercognitivista dello psicologo Marco Lucarelli, che nell'ultimo libro che proprio sto leggendo, L'ora di lezione, quasi ha parlato di eros, di erotica dell'insegnamento, che significa il fatto che ogni docente naturalmente deve poter far trasmettere quel patrimonio di conoscenze, ma appassionandoli, facendo sì che veramente possa trasmettere la propria passione, possa passare nel discente e che lui possa veramente essere attratto da quel sapere che è un mutuo scambio tra il docente e il discente. Il laboratorio teatrale che ha corredato tutti questi mesi scolastici ha visto il connubio di 4 laboratori, quello coreografico, quello musicale, scenografico e appunto di recitazione, in una didattica laboratoria posta in connubio proprio con la riflessione su tutte le discipline, unitamente appunto a quel concetto e a quella competenza di cittadinanza attiva, perché Pinocchio 2015 presenta appunto come tessuto il pilastro dell'acquisizione di quelle regole, di quei comportamenti, di quel sistema di valori etico-morali che devono corredare la propria dimensione emotiva, senza della quale non si può oggi vivere in modo civile all'interno di una società spesso disorientata. I nostri giovani sono disorientati in una società che reca in sé una moltitudine di stimoli, e oggi la scuola diventa assolutamente la bussola che deve riorientare quegli stimoli che spesso hanno dei percorsi differenti, divergenti, e che hanno bisogno appunto di una guida, di un mentore, quale può essere il docente, quale può essere il genitore, in un'aggiunta potremmo dire di responsabilità, perché oggi più che mai in una fase di vulnerabilità quel lucignolo all'interno di Pinocchio, il gatto e la volpe, oggi sono i nostri bulli, e quando si parla oggi di bullismo, di cyberbullismo, sono delle problematiche forti, ricorrenti, sulle quali c'è tanto da riflettere. Pinocchio 2015 è una rivisitazione in chiave moderna, perché sono toccati anche temi legati al rispetto dell'ambiente, all'ecosostenibilità, temi legati agli orrori della guerra, quindi si è cercato di unire un linguaggio tradizionale a un linguaggio moderno,
sapientemente guidato dal corpo docente, ma soprattutto dalla regia del maestro Pillone, in una scena particolare laddove è accennato e si accenna anche a quella aridità oggi di una società quasi che tende a robotizzarsi o a far sì che questi mezzi tecnologici possano prendere come prendono il sopravvento, ma oggi la competenza digitale non è saper usare essi, bensì saperne fare un uso critico, ed è questo il compito importante. Qual è il messaggio di questo Pinocchio? Di far sì che il Pinocchio che c'è in ogni bambino, con la guida dell'adulto genitore e dell'adulto docente, possa percorrere un viaggio, un percorso di formazione con l'obiettivo di crescere, di formarsi, di essere educati e anche di sperimentare sempre gli errori, perché gli errori diventano formativi, ed è questa anche la figura di questo personaggio che dietro continue cadute, grazie a questa coscienza che gli si presenta, o la definirei oggi questa coscienza, a questo rodio della coscienza interiore, cresce. È un percorso di autoformazione, ma di progressiva acquisizione di regole. La scuola primaria di Amicis ha collaborato alla realizzazione del musical Pinocchio 2015. Qual è stato il contributo dei ragazzi e qual è stata la loro risposta? Il primo circolo sta lavorando da 2 anni su queste tematiche. È stato quasi in continuità questo lavoro. Noi facciamo teatro con compagnie che fanno teatro di mestiere, e poi l'anno scorso e quest'anno abbiamo anche fatto un corso di scrittura creativa e drammatizzazione. Alcuni di questi alunni che qua sono impegnati oggi hanno partecipato anche l'anno scorso al progetto di drammatizzazione, partendo da una sceneggiatura costruita sulla base della lettura di un testo teatrale, e quindi la risposta non poteva che essere positiva. Il mio compito è stato semplicemente quello di unire i fili dei lavori, perché la stesura del testo è stata fatta dalle insegnanti con i ragazzi, prendendo spunto come base il musical dei Pooh di Pinocchio, più Pinocchio il musical, e la storia come semplice struttura. Sulla struttura del collodi di Pinocchio poi si sono aggiunte degli input, delle sollecitazioni sull'inquinamento, sull'abbandono, sui rapporti genitori-figli e tutto quello che veniva fuori dai ragazzi, dal vissuto con i ragazzi. Quindi io ho semplicemente cucito un po' il tutto e un po' un fil rouge tra tutte le situazioni, fino ad arrivare poi al prodotto finito, quello finale. Questa è una scenografia che era in parte già realizzata, in parte soprattutto la parte della balena di questa rappresentazione molto simbolica della fiaba di Pinocchio, è di nuova realizzazione. Le vecchie realizzazioni erano più che altro dei supporti per questi disegni, che altrimenti sarebbero stati messi in una serie di galleria tipo mostra, che non ci piaceva. È stato lo spunto per far fare loro dei disegni che chiaramente hanno imperfezioni, non finiti, non sono stati volutamente ritoccati, proprio perché doveva essere una loro realizzazione, e quindi si dovevano sentire realizzati in questo. È stata un'esperienza molto interessante lavorare con le due scuole, sia la scuola elementare che la scuola media, perché io sono un insegnante di musica in questa scuola, ma con la passione del ballo, e mi piace scoprire i talenti, perché i ragazzi in questa fase sono proprio, devono scoprire quali sono le loro attitudini, e quindi anche i ragazzini più timidi vengono fuori proprio grazie a questi musical, a questi spettacoli, a queste occasioni.
lezioni. E, i bambini della scuola elementare e del De Amicis sono stati molto entusiasti di venire in questa scuola, integrarsi con i bambini e le bambine più grandi. E, ognuno si è espresso secondo le proprie capacità. E, chiaramente ci sono stati i ragazzi, le ragazzine più spontanee, più sicure e quelle meno insicure, però il tutto è stato veramente bello, è stata un'esperienza veramente grande. Sono riusciti a realizzare le varie coreografie tranquillamente. E, le due colleghe invece, Emilia Baldassarre e Marilena Gaudio, hanno curato la parte canora di questo musical e il tutto è stato, ripeto, molto carino, molto interessante. Una bella esperienza, perché è bello coinvolgere i ragazzini comunque di scuola e farli diventare per un giorno dei professionisti. Da parte nostra c'è la massima disponibilità, anche perché le nostre allieve hanno bisogno di fare queste esperienze con musical anche sfilate alcune volte, quindi è bello collaborare all'interno di scuole, quindi scuole professionali nel nostro caso, per dare la possibilità agli allievi di mettere in pratica quello che apprendono nei nostri corsi. Nei nostri corsi imparano a truccare, oltre che a massaggiare e a fare tanti altri trattamenti, però in questa occasione, in questo musical in particolare, è stato bello collaborare con dei ragazzini che comunque ci hanno dato l'impressione di piccoli professionisti. Qual è il ruolo del grillo parlante? È essere la coscienza di Pinocchio, anche se non è facile. In che modo? È aiutandolo a scegliere la giusta via, quindi indirizzandolo sulla scuola, ad andare a scuola, a seguire i consigli della fata. Cosa hai imparato da questa esperienza? Ho imparato che essere un po' la coscienza è un po' difficile e quindi dare sempre retta ai consigli che ci danno i nostri genitori. Che tipo di trucco stai realizzando per il grillo parlante? Stiamo realizzando una base un po' colorata, quindi comunque verde come colore del grillo, e poi andiamo a dare dei punti luce tipo il giallo e delle ombreggiature col nero, andiamo ad oscurire un po', tipo proprio il grillo parlante, lo facciamo assomigliare, molto simile diciamo. Allora, è stata una bella esperienza da tutti i punti di vista, un'esperienza molto positiva. Non ci siamo, noi tutti come gruppo teatrale, non ci siamo fatti fermare dalla paura, perché la paura sembra un sentimento negativo ma un sentimento molto positivo. La paura ci alimenta, non ci demoralizza. Quindi non abbiamo, diciamo, calcolato le apparenze, i pregiudizi. Questo è un big project, come ha detto la professoressa Porrone, e l'abbiamo portato al termine, fino all'ultimo. Abbiamo dato veramente il cuore sul palcoscenico, in tutti i casi, sinceramente. Abbiamo fatto di tutto, perché veramente questo è veramente un progetto che richiede veramente pazienza, amore, passione e voglia di andare avanti. Quindi diciamo, questa favola di Pinocchio è anche quello che forse in un ragazzo può succedere, cioè che un po' sei va sulla brutta strada, poi rincontra la sua famiglia lo riesce a mettere sulla buona strada. Quindi cosa hai imparato da questa esperienza? Cioè che nella vita ci sono esperienze negative che ti fanno capire molte cose, a volte il dolore può insegnare molto di più del volere bene, del stare bene. Perché le ferite ci fanno comuni, ma le cicatrici originali. È un'esperienza molto importante anche per noi genitori, in quanto affianchiamo i ragazzi e li vediamo crescere, maturare in questi mesi, insomma, perché considerando che il progetto è partito nel mese di novembre e arrivare ad oggi, insomma, hanno avuto
buon sviluppo come genitore, insomma, è una bella esperienza, anche perché avendo un figlio abbastanza, non dico introverso, ma molto insicuro, il teatro l'ha aiutato anche a tirar fuori quello che credeva di non avere, ma che in realtà ha, quindi sì, penso che sia una bella esperienza così. A mio figlio interpreta Pinocchio, il personaggio principale di Pinocchio, e si è stancato molto, però io francamente non pensavo ottenesse quei risultati. Sono molto contenta perché credo che il teatro sia proprio il linguaggio altro, quello che poi quello della maggiore espressione, della maggiore capacità di dare il meglio di se stessi. Ed è bene che la scuola si apra anche a questo. Una scuola basata solo sul versante logico-razionale non è una scuola che può consentire lo sviluppo educativo dei ragazzi. Attore teatrale, il regista Marco Pilone, le docenti Rita Porrone, Emilia Baldassarre, Giulia Marzano, Marilena Gaudio, Anna Maria Carola, Vincenzo Bucci, Raffaele Musicco, Luca Rotigliano, Marisa Dell'Olio ringraziano per l'impegno profuso la dirigente scolastica della scuola Baldassarre, Gabriella Catacchio, la dirigente del De Amicis, Paola Gasparro, il dirigente amministrativo, la vicaria Filomena Scarpa, la maestra Maria Franca Lorusso e il professore Antonio Conte della scuola professionale COSMAI per la realizzazione della ripresa video. Un grazie infinito all'amico fraterno Marco Pilone che ci ha guidato e supportato. Continuar.